L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Buonasera, signore. Di qua, prego. Chiedo venia. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? The statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, he acts in a double capacity. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our lofty year than any five of the game. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the game take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end bastards fly. The breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Was to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions beside. Sta davvero fiammando la platea stasera. Fantastico. Can you wait
Ethan. Dovevi venire da me. Avremmo trovato un altro modo. Sì. Ma così l'avresti saputo. Per quel che vale. Mi dispiace. Anche a me. Quegli uomini qui. Muoversi! Muoversi! Idiota! Dove state andando? E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Oh, per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene. È un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richieda abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan, e onorate la nostra causa.